Zoom in, spazio di approfondimento della nostra redazione giornalistica. Oggi parliamo di un libro che riguarda anche, soprattutto, la nostra professione, ma non solo. È Diario di una mamma giornalista. E allora mi fa particolarmente piacere avere al mio fianco la collega, oltre che amica, Veronica Marcattini, che l'ha scritto il libro. Ciao Veronica. Grazie Jacopo, ciao, grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, libro della Ianieri Edizioni, Sì. molto bello, io devo dire la verità, l'ho letto, è anche molto molto simpatico perché racconta in chiave ovviamente femminile quella che è un po' la nostra professione, quella che tentiamo di fare tutti i giorni. Eccola qua la copertina. Allora, facciamo così, facciamo che la mettiamo anche un po', cerchiamo di raccontare il tuo libro un po' col sorriso sulle labbra. Sì. Diario di una mamma giornalista. Ovvero elegia del tramezzino al tonno. Perdonami se l'ho fatta molto terra terra. Ti è piaciuto, però sì, ci sta. Perché racconta molto due capisaldi di quello che hai deciso di mettere per iscritto, ovvero il tuo essere mamma, e ne approfitto per salutare Alice e Davide, che sono i tuoi splendidi bimbi. Ed è il racconto della nostra professione con questo compito che è ulteriormente gravoso. Già il nostro lavoro è un po' particolare. Quello della mamma è il più difficile di tutti. Io ho detto elogio del tramezzino al tonno perché in realtà mette insieme due aspetti che sembrano inconciliabili, cioè un lavoro senza orari e gli orari che ovviamente ci sono per una mamma. Hai dato una pennellata perfetta, direi. Sì, insomma, ho provato un po' a raccontare quella che è la nostra professione, che è una professione bellissima, piena di, insomma, anche di sacrifici, che diventa difficile, ancora un po' più difficile quando si hanno dei bambini, no? Quindi il mio percorso è iniziato da giornalista, è iniziato ormai da un po' nel 2007. I bimbi sono arrivati, la mia prima figlia è arrivata nel 2016, quindi mi sono trovata a vivere una parte di questa professione da insomma, ragazza, donna, giovane donna, libera, tra virgolette, da impegni materni e familiari. È l'ultima parte, quindi dal 2015, quindi con l'inizio della gravidanza, a dovermi rapportare con la maternità, col fatto di avere la responsabilità anche la responsabilità e la gioia ovviamente di avere dei bambini. Sembrano due cose abbastanza difficili da conciliare, ma in realtà come sono difficili da conciliare tante professioni, penso ai medici, penso agli avvocati, penso banalmente ad un'imprenditrice che ha un ristorante da portare avanti, insomma, la maternità e il lavoro sono sempre difficili da conciliare. Però è anche vero che tu hai nominato dei mestieri, dei lavori di cui si conoscono il grande pubblico, sa quali possono essere le Sì, difficoltà. Quello del nostro, il nostro lavoro è un po' più complicato da spiegare, perché ci si attende sempre che in realtà il giornalista sia uno che si mette al computer, scrive poi quelle che sono le battute, che poi non sono mai enormi, e chiuso è lì. finito Non è lì, proprio non è così. proprio così, Non no, è non è proprio, proprio perché non è così. proprio Non così? è proprio così. Allora, io per tanti anni mi sono occupata di cronaca nera e giudiziaria, insomma, quasi per 10 anni, ed è di per sé un settore particolare, forse insomma ancora più particolare rispetto a tutti gli altri per i ritmi, i tempi. Insomma, noi cominciamo sulla carta stampata, si comincia la mattina un po' con calma, no? In realtà poi un cronista di nera e giudiziaria inizia abbastanza presto, inizia già alle 8, fa il primo giro di nera, insomma racconta un po' quello che era l'attività quotidiana. Tribunale, ho fatto tantissima cronaca giudiziaria che insomma, resta il primo amore, no? Certo, quello che non Questo si è il primo dimentica amore, mai. esatto, perché poi insomma ho trovato in quel tipo di giornalismo anche una grande passione proprio per la cronaca giudiziaria, quindi significa fare la cronaca giudiziaria, significa passare tante ore in tribunale, la mattina, seguire i processi, l'andamento delle inchieste, insomma essere sempre presente nei luoghi dove la cronaca si svolge. Certo. E poi finita la mattinata, spesso la mattinata scivola e diventa lunga fino al primo pomeriggio, si inizia poi a mettere insieme, no, quello che si è raccolto, inizia il lavoro di scrittura. Lavoro di scrittura, che arriva fino a tarda sera, insomma, questo lo sai anche tu perché poi quello
sulla carta stampata è un lavoro che va con i tempi più dilatati e spostati in avanti. Quindi si arriva alle 10, alle 11 e questi sono gli orari di redazione, gli orari che faccio, cioè facevo, abbiamo fatto anche insieme per tanto tempo, per diverso tempo. Sai, ti hai fatto pace con la toilette del tribunale? Mamma mia! Perché c'è un passaggio, una parte molto molto simpatica, lo possiamo quelle dire. Quelle sono sì, le cose semplici proprio cui, della vita, ma che... In cui si trae il valore vero delle cose quando non si hanno. Esatto. E quando ovviamente si è stato interessante, la toilette del bagno e la toilette del tribunale, che immagino non sia proprio quello della Reggia di Versailles, no. Ha i suoi problemi. Ha i suoi problemi. Sì, no, è uno dei tanti aspetti, perché poi insomma ho provato a raccontare la quotidianità per quella che è, e quindi il tribunale di riferimento è quello di Teramo, dove io insomma sì. ho seguito per tanti anni la cronaca giudiziaria, e quindi c'era appunto questo problema bagno che diventa un problema, un non problema, no? In una struttura c'è cioè il bagno, no? E si va al bagno. Quando si è in gravidanza, un bagno come quello, un po' insomma diciamo datato, del tribunale diventa un problema. Poi però sempre in tribunale c'era il bar che ci apriva le porte, quindi anche lì del sono famoso stati... tramezzino, famoso da, cui tramezzino siamo, da cui siamo esatto, partiti. Esatto. Senti, una descrizione molto bella, uno spaccato anche dei colleghi, che poi sono in fondo la fotografia di quelli che sono i caratteri, dei caratteri umani, mi ha particolarmente colpito. Cioè, il collega che è un po' più distaccato e non chiede magari per timore, magari la collega, ma anche il collega che è molto molto premuroso, vai piano, stai attenta, non mangiare troppo e quant'altro, e poi c'è la via di mezzo. Oggi a bocce ferme delle tre tipi di personalità, oggi quale porti un po' più nel cuore? Di certo il premuroso. Ah, di certo il premuroso. Sì, anche con un po' di tenerezza, perché capisco, no? Capisco che avere una collega in redazione incinta, quindi con questa pancia, con momenti di attacchi di fame, attacchi di sonno, semplicemente un po' lunatica, un giorno un po' più allegra, un giorno un po' più scontrosa, non è facile. E quindi capisco anche lì per lì, magari no, certe volte essere premurosi poteva irritarmi, dicevo, ma questo che vuole, cosa pensa che non posso, che non riesco, solo perché sono incinta, non posso fare, quindi vuole fare lui per me. E quindi spesso sono stata un po' cattiva nelle reazioni, però insomma capisco, mi sono messa poi anche dall'altra parte. Non è facile interfacciarsi con una donna in gravidanza che porta poi quei ritmi, ecco, torniamo sempre lì, perché poi si fa un lavoro che richiede tanto tempo, tanta pazienza, tanta concentrazione e tanta stanchezza, perché poi si arriva alla sera, alle 8, alle 9, si è molto molto stanchi, e lì si alza anche il livello di tensione, no? In una redazione, quando la giornata sta per finire, c'è da chiudere, c'è da stringere, e quindi diventano un po' anche momenti più di possibile incomprensione tra colleghi e di scontro, però insomma l'accoglienza per come sono state gestite le mie gravidanze a livello esterno è stata tutto sommato molto benevole, molto collaborativa, ecco, questo sì. Senti, io un po' mi picco e mi onoro di essere stato, poi tu l'hai anche descritto, di essere stato davanti alla televisione colui che, l'ultima persona che hai visto in TV prima che nascesse Alice, sì. In realtà, perché sì. Poi c'è anche questo aneddoto. Sì, 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 sì. Per me resti, insomma, tu e la tua trasmissione sportiva che facevi all'epoca il martedì sera, giusto? Sì, sì, sì. Era martedì, perché anche mia c'è figlia... ancora, però. Esatto, era sempre di martedì, già all'epoca, poi la mia bimba è nata il mercoledì successivo, stavamo a casa e mio marito guardavamo la tua trasmissione. In quel momento si rompono le acque, momento di panico con te che parlavi lì, dell'andamento della immagino situazione totalmente calcistica. Ignaro, esatto. Ovviamente di quello che stava succedendo. Senti, perché poi tu hai raccontato la tua metà del cielo, ma a casa tua c'è anche Alessandro, tuo marito, che sì. Fa lo stesso lavoro. Come si conciliano due giornalisti con due bimbi? È complicato, però insomma si fa, perché la passione che abbiamo entrambi per questo mestiere, no? Ti fa trovare gli incastri per
per conciliare famiglia, esigenze dei bimbi che sono tante, esigenze che sono diventate ancora più particolari in quest'ultimo periodo, negli ultimi 2 anni con la pandemia è diventato tutto ancora più difficile, perché adesso i bimbi, per quanto sì la scuola, sì l'asilo, però aperture, chiusure, momenti di quarantena, poi c'è stato il lockdown, il primo lockdown è stata un'esperienza molto complicata, molto difficile da gestire. Per mio marito che fa questo mestiere in una televisione è cambiato poco per lui in quel periodo, perché comunque la mattina si alzava, andava in TV e faceva il suo lavoro, perlomeno da un punto di vista di orari, da un punto di vista tecnico. Per me, insomma, che mi sono trovata a casa con i bimbi, fare il lavoro chiusa a casa con 2 bimbi piccoli in un periodo così anche pesante emotivamente per tutti, ovviamente, è stato complicato. Poi c'è la passione, insomma, i giornalisti penso che hanno un po' di successo, le coppie che stanno insieme, se sono entrambi giornalisti è meglio, altrimenti per un giornalista diventa difficile spiegare all'altra parte che cosa si sta facendo e perché. Si fa un lavoro normale, tra virgolette, è complicato, può diventare più, sì. Però senti, tu hai parlato della pandemia, che peraltro vi ha anche colpito direttamente, ma al di là di questo tu nel libro racconti, io in realtà lo smart working lo facevo già. Quindi sei stata, anche se vogliamo, un filo avvantaggiata. Sei tornata in uno smart working di necessità, ma una cosa che avevi già imparato a fare. Sì, perché quando è nata la mia prima bimba non c'era molto da scegliere, nel senso le vie erano poche. O lasciavo, mettevo da parte il lavoro e mi dedicavo alla mia bimba così piccola, o continuavo a fare i ritmi folli della redazione, che per una mamma sono folli, significava lasciare la mia bimba la mattina alle 9 con qualcuno, una babysitter, un familiare, e rivederla la sera alle 9. Insomma, era una cosa che in quel periodo, ma neanche oggi, insomma, farei. E quindi ho detto provo a lavorare da casa, e quindi ho iniziato a seguire comunque la mattina il tribunale, i processi, e poi il pomeriggio da casa, e quindi ho fatto pratica. Certo. Già con la mia bimba piccola, lei aveva 3 mesi, ho iniziato a fare lo smart working, era il 2016 quando è nata la mia bimba. Senti, per chi fa il nostro, il tuo soprattutto di lavoro, che è un giornalismo diciamo che corre dietro le notizie proprio in maniera fisica, mi ha molto colpito il fatto che te hai detto durante la pandemia, anche stando a casa, ci siamo rifiutati tutti di rimanere in pigiama. È quasi come se fosse un rifiuto fisico a rendersi persone di casa, per persone che come te di casa di fatto per il lavoro che fai non lo sono mai state. Sì, esatto, questa è una regola che ci siamo dati, ma a livello inconscio non ce lo siamo mai detti, però da quando c'è stato appunto la chiusura totale con il lockdown, la mattina abbiamo provato a vivere dandoci dei ritmi più o meno normali, e quindi si faceva colazione, ci si vestiva, ovviamente in tuta, non siamo mai stati lì a metterci grandi abiti da sera, però insomma sì, questo sia per me che per i bimbi, ci vestivamo la mattina, e abbiamo provato a mantenere un ritmo che ci desse un senso minimo di senso di normalità in tutto quello stravolgimento che c'era in quel periodo. Hai definito il tuo ruolo, così come quello di tante altre ragazze, donne che fanno sia il mestiere di giornalista che quello di madre, il ruolo di un giocoliere. Più difficoltà metti, più c'è il rischio che qualcosa ti cada dalle mani. Oggi, allo stato attuale, di quante palline disponi? Forse un po' di meno di qualche tempo fa, o poi in realtà nel corso del tempo le cose non cambiano, cambiano solo le esigenze? Cambiano solo le esigenze, cambia il fatto che insomma ci si è esercitati, no? Quindi come nello sport, come in qualunque attività, quando ti eserciti un po' fai un po' di pratica, e quindi su quel filo dove cammino con le palle da far girare per aria, fiaccole, eccetera, insomma adesso ho un po' più di pratica, ma non significa che sia meno difficile, ma immagino che sia... sarà sempre così quando si ha una famiglia, e soprattutto si vuole continuare a mantenere il proprio lavoro, a seguire quella che è la propria passione. Non diventa mai semplice.
Visto che siamo quasi in chiusura, ti chiedo, anzi, non ti chiederei qual è il tipo di lavoro che consiglieresti ad Alice e Davide, anche se so che poi in realtà quando si sta all'interno di un ambiente così molto professionalizzato e così molto che si vive con particolare trasporto, è anche complicato poi che chi viene dopo di noi non tragga qualcosa. Come li vedi? Glielo consiglieresti questo mestiere, soprattutto questa vita? Questa vita è... no, non gliela consiglierei. Poi noi facciamo un giornalismo di provincia, no? Che è ancora più particolare, forse ancora più... ti toglie il fiato, ti toglie il fiato e ti toglie tanto spazio, a fronte di, insomma, non so, i vantaggi rispetto ai sacrifici, se ci sia una proporzione, probabilmente no. Quindi per questo non glielo consiglierei. Ovviamente io loro non posso... insomma, non gli darò mai dei paletti, però ci sono tante professioni meravigliose che spero loro possano approcciare. Però li vedo, ovviamente loro sono lì, la mia piccolina ha imparato a scrivere prima al computer che con la penna. Insomma, come dici tu, hanno assorbito e quindi qualcosa inevitabilmente gli resterà dentro, stratificato. Poi, insomma, prenderanno la loro strada. Ma te lo continuano a dire, mamma hai finito di scrivere? Mamma hai finito di scrivere, sì, appena mi vedono che richiudo il computer, oh, vogliono mamma sapere se è una cosa definitiva, sì. È solo... sì, per un momento. Oh, sì. È solo per un momento. Hai anche descritto, e mi ha fatto particolarmente piacere, perché poi è un'esperienza che abbiamo vissuto insieme, lo spaccato di una redazione dove c'è... dove entrano ed escono una miriade di persone di vario genere, con mille esigenze, con mille richieste, con mille possibilità. Questo pensi che abbia favorito il fatto, questa socialità, il modo di approcciarti ai tuoi bambini, alla tua famiglia e anche alla tua professione? Probabilmente sì, perché ti apre, no? Questo è un lavoro che ti apre la testa, e impari ad ascoltare, ecco, questo è. Il giornalismo è sicuramente una professione che, se non sei molto portato all'ascolto, ti insegna ad ascoltare gli altri. Se non impari ad ascoltare non puoi fare il giornalista, perché insomma non ci può essere poi il racconto di una realtà senza l'ascolto dell'altro, del prossimo. E in una redazione come può essere quella di una piccola realtà di provincia come la nostra, la redazione entra di tutto, di ogni tipo di soggetto, ogni tipo di storia, e questa è un po' la meraviglia, forse la meraviglia della nostra professione. Di solito si dice... diario di una mamma giornalista, quando si diventa mamma e giornalista si fa 50% uno, 50% l'altro. Come possiamo spiegare che invece le cose sono 100% uno e 100% l'altro a chi ci sta seguendo? Io mi auguro che siano, cioè io le voglio vivere al 100% e le provo a vivere al 100%. Si può fare, non lo so come si fa, infatti il mio, io non ho mai avuto l'idea di fare un libro per dare un... ho solo voluto portare una testimonianza, ecco, non voglio dare consigli, non voglio dire... come si fa qualcosa, assolutamente no. Cosa che invece mi è capitato di leggere, no? Durante la gravidanza, soprattutto quando si è un po' nell'incertezza di quello che ci aspetta, vai a leggere 10 modi per sopravvivere ai figli, 10 modi per fare una cena veloce, certo, con i bambini. Invece no, il mio non voleva essere questo, è solo un racconto. Io ci provo 100% entrambe le cose. Un racconto veramente molto molto interessante. Lo facciamo vedere ancora, diario di una mamma giornalista, Veronica Marcattini. Veronica, per chiudere, dove è possibile trovarlo? Nelle librerie tranquillamente, poi su tutti gli store online c'è, sul sito della casa editrice è disponibile anche. Diario di una mamma giornalista, non perdetelo, perché è una lettura molto bella, molto interessante, che dà degli spunti su come essere al 100%, lo dico io, anche se Veronica è un po' la... sei di parte, però, sei di parte. Come essere al 100%, sia giornalista che mamma. Vi invitiamo comunque a comprarlo, perché è una lettura molto molto bella che dà degli spunti interessanti. Grazie Veronica per essere stata grazie con noi. Grazie a te Jacopo, grazie alla redazione per la disponibilità, grazie. Ci mancherebbe. Diario di una mamma giornalista, non perdetelo nelle librerie. Zoom In torna con i prossimi appuntamenti. Buona giornata.